Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e questo piccolo video lo faccio coadiuvato dalla grande collega Scapini, che poi interverrà nell'aspetto d'uso, sulla postazione bifronte, cioè questa postazione di lavoro che c'è anche in questo video con i casi con i quali stiamo usando. Voglio soffermarmi un focus e voglio sottolineare questo funzionamento per dare a chi ha intenzione di riutilizzarla, non è brevettata, basta impostarla e far conoscere chi vuole ricostruirsela, come fare a farla e quali applicativi, quali azioni poter fare. Voglio con questo video mostrare come è fatta. Comunque c'è un computer di vecchia generazione che però ha la particolarità di due schede video. Una per l'insegnante e una per i ragazzini. Ha il collegamento alla stampante, quindi vedete una cosa molto fatta in casa, e ha le casse acustiche. Quindi la postazione è in grado immediatamente di stampare un feedback acustico. Ma la cosa interessante che, come si vede anche nella presentazione, è stata anche premiata Endymatica come un'idea ma abbastanza utile alla missione appunto dell'integrazione scolastica delle diversità, è che diciamo, l'operatore, l'educatore, l'insegnante ha la possibilità di incontrare lo sguardo e l'emozione e le attività di chi gli sta di fronte. Perché? Perché il mio mouse, vedete, è esattamente ha lo stesso dominio del mouse dell'utente, del ragazzino o della ragazzina. Il monitor che vedo io è esattamente quello che vede lui, la tastiera è doppia e quindi nelle attività di lavoro, dopo magari un flash lo faremo vedere con un ragazzino, l'insegnante ha la possibilità di interagire con la persona. Allora, questa postazione, come dico, il costo c'è nella tabella della presentazione, è bassissimo perché con 1.000 euro si può realizzare il tavolo. Questo è un tavolo che io ho fatto con i ragazzini durante le ore di educazione tecnica, ma insomma è una cattedra. Però è un'impostazione della relazione fra l'insegnante e il ragazzino che dà forza a questo oggetto. E poi chiederò appunto a Nicoletta nel suo vissuto quali sono stati gli elementi di forza. Quando io l'ho inventata, molti anni fa, mi occupavo di sordità e mi hanno reso conto che io cercavo di scrivere e far vedere il labiale, ma lavoravo di fianco normalmente con il computer, non ero di fronte. Cercavo il programma della sottotitolatura, ma non vedeva immediatamente il mio labiale. Del resto la mia bocca è abbastanza piccola, cioè non aiuta molto. Allora ho pensato, a un ragazzo sordo bisogna starci di fronte per poter interagire. E in quell'anno avevo come insegnante di sostegno un ragazzo grande che si vede nel video, che si chiama Daniele, che racconta un pochino questa cosa. Ma poi questa postazione, in questa scuola, in altre scuole, qua ci sono alcuni esempi, è stata usata per tanti tipi di ragazzini con gravi difficoltà acustiche, con autismo, con disturbo dell'attenzione, con pluriminorazione. Perché ci siamo resi conto che questo cocktail di aumento nella comunicazione ha portato a un rinforzo nella tenuta sulle attività. Quindi non c'è altro a dire, è semplicissima, quasi un'invenzione dell'acqua calda, lavorare di fronte, quindi raddoppiare le cose, anche per imitazione, quindi si può lavorare. Adesso passerei la parola alla mia collega, fantastica Nicoletta, che ci racconta questa esperienza attuale che stiamo vivendo didatticamente qui qui a Verona. Ci sono altre due o tre scuole che la stanno usando, però questa è un'esperienza che stiamo seguendo con un po' di attenzione già da un paio d'anni. Perché è un'esperienza in situazione e perché, a differenza delle altre, adesso non la sto facendo, non la sto conducendo io, perché mi sono reso conto che è una postazione che esige una competenza informatica di step 2.
cioè una persona deve sapere come ci si muove nei software, spostare il mondo, gli applicativi, parcheggiarli, tirarli fuori perché si può lavorare con più software, deve sapere come si attiva la sintesi vocale, come si va a stampare se non è configurata, insomma ci vuole un po' di dimestichezza. Ecco, queste condizioni sono state, qui ci sono, perché Nicoletta, lo strumento, insomma, sono molto in grado di spremere le competenze, addirittura trovare delle strade d'uso che non sono quelle che ho indicato io, ma va bene, perché come dire, ti ho dato le scarpe, cammina dove vuoi, vai dove ti pare, ma sfrutta il fatto che queste scarpe ti permettono di camminare. Ecco, non so se la metafora è un po' chiara, ma insomma il senso è un po' questo. Non c'è altro da dire sulla postazione di Bifront, se non altro che io consiglio di farla, ogni scuola dovrebbe averne una, perché non costa quasi niente. Questo è tutto materiale riciclato, tutto. Quindi non abbiamo comprato niente, solo preso di qua di là nella scuola. Bene, adesso andiamo in pausa. Allora, adesso Nicoletta ci racconta come usa questo oggetto. Allora, da quanto lo stai usando? Ottobre 2017. Dunque, da un anno e mezzo. Da quando ho conosciuto te. Fusillo. L'attrezzo fusillo. Prima non l'avevi mai conosciuto. Buongiorno intanto. Buongiorno. Nicoletta Scapini e Roberto che lo stanno usando in questo progetto. Allora, prima non l'avevi mai vista? No. No, ecco, difficoltà d'utilizzo di questa impostazione? No, nel senso che se si sa usare un computer se ne sa esatto. Anche due. Quindi la chiave d'accesso di chi ha una piccola competenza informatica c'è. Autodidatta. Secondo, noi stiamo usando Sode Linux, sistema operativo libero, già allestito con i programmi per la didattica. Hai avuto difficoltà a passare dal tuo utilizzo normale di Windows a questo? Beh, insomma, i primi tempi, come in tutti i cambiamenti, qualche resistenza ce l'ho avuta. Adesso lo uso. Lo usi? Mi pare normale questo. Lo facciamo vedere, parcheggia. È entrato nella quotidianità. Ecco, questo è Sode Linux. Eccolo, chiude. Questa qui è il desktop. Invece che in basso ce l'ha in alto il governo dei programmi. Clicca così si vede. Là. Ma non funziona. Eccolo lì, lì ci sono i programmi. Sotto c'è una barra di attivazione. Ci sono programmi per le difficoltà, per l'audio video. Allora, io lo sto usando a un centesimo delle sue potenzialità, penso, nel senso che... Ed è già un anno e mezzo. Sto usando quello che mi è utile con Robby. Perfetto, allora adesso potremo spostare il discorso su quali sono gli applicativi o le attività che fai con Roberta. Ce l'ha già, questo l'ha fatto partire lui. L'applicativo è Ara Word, che è, direi che è il primo applicativo che abbiamo cominciato ad usare. Allora, ci aveva insegnato. Ara Word è un po' come SimWriter, lui l'aveva già usato. Per scrivere con le immagini. È un programma per scrivere con le immagini. Robby, scrivimi qualcosa, com'è andata questi giorni che non ero qui? Cosa hai fatto in questi giorni? Mettiti in maiuscolo. E abbiamo sicuramente l'inizio è stato qui, abbiamo cominciato con questo anche perché lui... Ha scritto niente. Niente. Non è vero, ti avevo mandato tutte le cose da fare, lo so che le hai fatte. Cosa hai fatto con la Marta? Brava. Cosa hai fatto con la Marta? Hai fatto tutto quel lavoro in inglese sul quaderno, in classe? Scrivilo. E lui scriveva le parole frasi. E lui è un pigrone comunque, perché comunica toccando molto e disegnando, più volentieri che non comunicando con la parola. Insomma, però al di là della fatica non può parlare, parla, ma non sarà mai perfettamente comprensibile essendo tracostopizzato, però... E sa leggere e scrivere, quindi questo è il grosso potenziale per lui. Oltre a Ara Word, quali altri applicativi avete usato? State usando con questa impostazione? Allora, Ara Word, diciamo che fra. Un attimo. Allora, uno è Ara Word, poi. L'altro che uso di quello che mi hai dato tu, sostanzialmente, stai subito lì, siamo qua.
degli applicativi che mi hai fatto conoscere tu, i due che sto usando tantissimo che sono utili per lui sono Ara Word e Open Board. Apriamo un esempio di una tavola di Open Board. Open Board è una lavagna sulla quale, al di là del fatto che lui adesso sta disegnando, fermati, cancellami, lui sta... Chiaramente, cioè, anche giocando, può anche disegnare, che è quello che fa più volentieri, ma Roby, adesso però, fermo un attimo, ok. Ecco, allora, questo è un esempio di uso di Open Board. Sì, questo è un esempio partendo dal suo lavoro in classe, nel senso che per esempio la professoressa di scienza ha spiegato e stavamo facendo l'apparato scheletrico, insomma, ha iniziato il corpo umano. Allora, Open Board è interessante perché compone immagini, testo e anche volendo video. E anche volendo video. Allora abbiamo detto usi Ara Word, Open Board. Open Board e Open Board lo utilizzo in modo per prepararlo. Prima fa un lavoro in classe normalmente. Per prepararlo poi e anche ritagliamo le pagine, fotografo le pagine, le ritagliamo insieme e ricostruiamo gli schemi man mano per arrivare a togliere tutto, tolgo man mano, vado ad eliminazione di tutte le semplificazioni, di tutte le aggiunte, certo, che posso avere fatto e per, vediamo cosa è rimasto per arrivare alla verifica, perché questa sostanzialmente è la verifica ultima, mi sembra, di scienze che abbiamo fatto, in cui addirittura ci sono le parole, non ci sono le immagini, li vedo spugnoso, corte, rosso, sì, lunghe, sì, perché questo era lo sono schema già... Prima abbiamo usato lo schema del quaderno ritagliato perché visivamente lo aiutava, poi ho sostituito, ho tolto alcune foto, ho lasciato solo la parte centrale e ho sostituito e messo le lineette scrivendo sotto le parole con cui lui va a completare. Altra applicazione che usi con la postazione bifronte solitamente? Scusa, questa finché ci si lavora per prepararsi, ci si lavora così e lui sposta, una volta che c'è la verifica si fa in classe esportando in PDF, si esporta in PDF in modo tale e che si stampa perché posso c'è la stampata. Stampare e lui lavora sul PDF in classe riscrivendo le paroline invece che spostandole e così lavora con i compagni e questo è Open inclusivo board, a mio parere, questo processo. Allora, poi dopo, altro applicativo che usi solitamente? Ovviamente, Writer, LibreOffice e con Writer e con Impress. C'è un esempio di un'attività? Allora, una verifica. Ecco, questa è un esempio, Ricoletta. Questo sì, ma è un semplicissimo documento che può essere appunto, qui è Writer, un documento di testo nel quale ho assemblato le immagini per aiutarlo e ho costruito una verifica partendo, chiaramente si arriva qui con Roberto dopo tutto un lavoro di preparazione utilizzando gli altri due. Per esempio, faccio vedere una cosa, qui eravamo, mi sembra, in prima e sull'industria avevamo cominciato a lavorare così, industria, artigianato, avevamo addirittura poi questo foglio, lo avevo ritagliato, lui in classe è stato interrogato, industria, questo è uno dei primissimi lavori che avevo fatto, industria, artigianato sulla cattedra assieme alla professoressa. Voglio far notare la cosa, industria, macchina, artigianato, mani. Questo è essenzializzare, ecco, andiamo fuori dal tema dei programmi da usare perché mi colgo l'occasione perché è l'esempio più bello e preciso di essenzializzare i concetti. Roberto ha capito che qua ci sono di mezzo le macchine e qua ci sono di mezzo le mani. Questa è l'essenzializzazione, la trasformazione di un concetto in uno strumento che scrive per immagini. Sì, questo lo dico perché nei progetti che stiamo facendo sull'uso di Ara Word
troviamo questa difficoltà, la capacità di arrivare all'essenza. Ma l'essenza l'abbiamo trovata però non inventandocela noi, nel senso che era uno schema della professoressa in classe, io sto in classe, prendo appunti da quello che dice, cerco di sintetizzare al massimo, e questa è la sintesi della sintesi, e poi siamo tornati in classe con un semplicissimo foglio ritagliato, industria da una parte, artigianato da quell'altra, questi scombinati insieme sulla cattedra, e lui è stato interrogato dalla professoressa facendo rimettere in ordine che cosa va sotto l'industria, le macchine sono più veloci, insomma tutti i vantaggi dell'industria rispetto all'artigianato, vantaggi e svantaggi di industria e artigianato. Possiamo dire che la postazione bifronte, compendio della didattica di classe, dentro fuori, non è uno strumento di isolamento dalla classe, ma è uno strumento che espande e personalizza l'argomento sulla persona. Assolutamente. Tra l'altro, adesso che mi ricordo, perché poi insomma l'improvvisazione di questo video porta a questo, addirittura mi sembra, io non ero stata in classe perché mi ero persa quella lezione, ma avevo usato un'altra cosa, risorsa fondamentale, che sono i compagni di classe, quindi avevo preso lo schema fatto dal compagno di classe, l'avevamo lavorato qui con Ara Word, in open board avevamo ritagliato e ci eravamo allenati negli spostamenti, e poi in classe siamo ritornati col nostro cartaccio ritagliato. Quindi adesso siamo usciti dalla postazione per entrare nella didattica, nella relazione anche con le attività. Come sempre la tecnologia non risolve, ma è uno strumento che può essere messo in campo. Questa possibilità ci ha dato sicuramente un'apertura su come arrivare a dare conoscenza a questo ragazzino che non è ancora inchiodato a leggere e scrivere, entra già negli argomenti e processa gli argomenti nella sua testolina, perché i materiali poi li costruiamo anche insieme, no? Ecco, ha bisogno di conoscenza. Allora, eravamo a Writer. Impress lo usate? Impress l'abbiamo usato per fare un lavoro, per fare il libro l'anno scorso, abbiamo usato tantissimo. Un libro? Impress in realtà, la presentazione di... E poi io adesso ce l'ho in prepresentazione. No, l'avevo penso iniziato qua, ma poi l'ho portato in Google, nelle Google App, ho utilizzato... Le Google Presentation, perché Impress e le Google Presentation dialogano perfettamente, in quanto Google Presentation ha la stessa interfaccia grafica di Impress. Vogliamo in un altro monitor far vedere... Ecco, qua siamo nelle Google Presentation, perché anche queste puoi usare tranquillamente con la postazione bifronte. E adesso Nicoletta apre una presentazione di Google che lei usa per poter lavorare, introdurre i contenuti fatti anche con altri. Ecco, questo è il bello di questa cosa, no Nicoletta? Poter usare un cocktail di disponibilità applicative. Vabbè, che sì. Tu te la giochi per la... Ecco, questa diciamo è ognuno se li gioca in modo assolutamente personale, vero? Perché certo, poi... questa qui è la Google Presentation. Adesso Nicoletta ci fa vedere Impress di LibreOffice, che è praticamente uguale. È identico. È identico. Prima abbiamo quindi... lavorato non online, no, poi questo abbiamo è residente. E l'ho questo messo è in Drive perché era molto pesante. Perché infatti quando si va in file, prova ad andare in file gentilmente là in alto, ecco la campana maledetta. Non quel file lì, quello di Impress. Scusa. Quello lì. Si vede, esporta, la voce esporta diapositive. No, scarica come. Ecco, pure scarica come, si vede appunto in ODP. ODT, ODP, ODP Open Document Presentation. Sì. E Impress e LibreOffice oppure dialogano. Oppure, vabbè, dialogano. PowerPoint, oppure si può trasformare anche in PDF. PDF. Chiaramente non ho più link. Allora, vediamo un attimo, senza entrare troppo nel dettaglio di queste diapositive, il lavoro che fa Roberto, che hai fatto con Roberto, quindi hai importato... Ho fatto, in questo caso che ho fatto con Roberto e con la classe e con gli altri insegnanti, perché Roberto aveva ha come suo punto di forza il disegno, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo con i ragazzi
della classe, abbiamo scritto delle storie, era una prima, quindi c'era da fare proprio il primo anno di lavorare sull'inclusione di Roberto, quindi abbiamo fatto un progetto inclusivo transdisciplinare in cui sono state investite delle storie, Roby ha fatto i disegni e questo comunque è servito anche a Roberto e ha riscritto quasi sempre lui o con qualche compagno, quindi la postazione bifronte è diventata anche supporto, a volte diventa supporto, io sono fuori e invece lui è in relazione con qualche fantastico compagno, e anche per comunicare l'ho usata per quello, oppure per lavorare insieme a fare degli schemi, per esempio a fare questo libro, e poi ho importato le immagini con i suoi disegni e più avanti anche con i disegni dei compagni, perché non ne venivamo più fuori, quindi abbiamo avuto l'aiuto dei compagni per qualche disegno e alla fine abbiamo assemblato. E stampato anche? No, l'abbiamo lasciato, abbiamo... questi sono i commenti dei compagni alla fine anno, alla fine del lavoro. L'ho lasciato online e l'abbiamo scaricato e messo sul sito di classe di questa classe, per cui l'hanno avuto i genitori, i ragazzini possono... Fantastico! Visto che sei andata sull'argomento, ci puoi far vedere il sito di classe? Oh signor! Ecco, allora, questo è il sito di classe di questa classe, che è lo strumento di condivisione. Sì, la professoressa d'italiano, la professoressa Lavarini con Fusillo hanno creato il sito di classe, è diviso per materia, per cui... Per esempio in italiano inserisce appunto i link alle... vediamo il lavoro che abbiamo commentato prima. E la fine anno scolastico, quando il libro è stato pronto, l'abbiamo messo qui in PDF. E quindi i ragazzi e i genitori hanno potuto fruire di questo lavoro via web. Ma allora possiamo dire che è stato un lavoro, un esempio di cooperative learning? Beh sì. Hanno cooperato sì, i ragazzi. Certo. Adesso noi ci siamo focalizzati non strutturato, ma un lavoro altamente cooperativo e anche transdisciplinare, non interdisciplinare, perché interdisciplinare anche perché alcune volte eravamo in copresenza, però transdisciplinare perché più materie e insegnanti si è collaborato con la professoressa di arte, con la professoressa di italiano, l'insegnante di sostegno per... Questo obiettivo che comunque aveva come obiettivo di base per Roberto, perché si parte dai bisogni del ragazzo e della classe per un progetto inclusivo, ha avuto l'obiettivo e anche il risultato di far scrivere Roby molto, di farlo comunicare tramite il disegno, utilizzare i suoi punti di forza e farli diventare risorse per la classe. I ragazzini che hanno lavorato cooperando con Roberto si sono subito adeguati, hanno subito sfruttato la postazione bifronte o si sono trovati in difficoltà? No, quando ha avuto qualcuno qua a lavorare con lui è andato liscio. Allora il vantaggio, cioè è molto più semplice essere, sembra pubblicità progresso, ma non lo è, nel senso che se porto il mio computer, io nell'altra scuola lavoravo con il mio computer e con il ragazzino spesso il mio computer portatile, e quello che dicevi tu nel video precedente è assolutamente vero, se sei a fianco o di fronte comunque fai più fatica a comunicare con il ragazzo. Quello che è la postazione bifronte, al di là poi degli applicativi che uno usa, che possono essere i più comuni e semplici, oppure appunto entrare un po' nei più sofisticati, al di là di quello che usi, è come lo combini nella relazione. Allora, Vygotsky dice che l'apprendimento avviene solo nella relazione. Quando sono arrivata qua io non conoscevo la postazione bifronte, e nella relazione tra me, Roberto, nella mia storia è entrato Roberto e la storia è diventata Roberto ed io, e Roberto ed io è diventato nella nostra storia è entrato Fusillo con la postazione bifronte, e qui c'è stato l'apprendere un nuovo strumento e utilizzarlo a beneficio di Roberto. È
tutto ciò che ci sta attorno alle tecnologie che potenzia le cose. Se riesce ad utilizzarle in modo creativo. Quindi non celebriamo la tecnologia. No, io no, tu sì, io no. No, io sì, io sì, tu sì, perché chiaramente è il tuo punto di forza. Però ti ho dato uno strumento di forza in questo oggetto o no? Sì, ecco. mi hai dato uno strumento. Mi hai arricchita e potenziato il lavoro possibile, perché ecco. Solo la carta con Roberto sarebbe stato difficile, perché partiamo comunque da un ragazzino che da anni usa il computer a casa anche. Sì, però giocherella, non ha l'usato a sto livello. Questo è diventato ed è un problema, perché vediamo, abbiamo visto anche prima. Il problema che abbiamo visto, che lui comunque continua a tic tic, che non è l'apprendimento a prove ed errori. Vado avanti a prove ed errori. Un'altra cosa, con Roberto non siamo partiti come ho fatto con altri esperimenti che metto coi fondamentali della comunicazione, perché Roberto è venuto qui alla media, noi siamo la media, non siamo la primaria, quindi non hai usato il programma per sottotitolatura, lui non usa la lingua dei segni, insomma sei partita già con la comunicazione scritta, con le immagini associate. Ma leggere e scrivere, tutto quel lavoro era stato. Ma adesso se tu dovessi dire proprio l'elemento di forza di questa postazione, quale sarebbe secondo te? Non tecnicamente, per la tua lavoro. Il fatto che è un mediatore. Ecco. È un mediatore per la relazione, perché a volte lavorare a fianco a Roberto vuole dire anche essere continuamente toccata, accarezzata, che se hai 2 ore può anche andare bene. Ma allora, lo strumento è un potente mediatore didattico. Piano, relazionale. Didattico, perché mi permette di pescare in classe, immediatamente magari manipolare e riportare in classe. In più arrivare alla carta, al PDF, alla valutazione, a casa, perché è collegato a internet, quindi puoi dialogare con le attività quindi di casa. Mi permette di connetterti con più persone e relazionarti. E creare una circolarità didattica. Quindi non è uno strumento che fa una cosa. Può farne anche neanche una se uno non è capace, si ferma a scrivere. Questo ti permette le scienze, la matematica, ma creare circolarità, cooperazione. Sì, e certamente, adesso parliamo della persona, non dello strumento. Chi lo usa? Che competenze deve avere chi si mette lì? Vabbè, un po' di... Allora, lasciamo stare le competenze che posso avere io, che come sono un po' particolare, perché ho avuto un percorso particolare, ma... quando sai utilizzare, insomma, come hai detto tu, a livello 2 un computer con i suoi programmi base, puoi tranquillamente imparare ad usare la posizione. Ha imparato a quindi fare il livello di accessibilità è molto basso, non c'è bisogno di un corso di formazione. Uno poi dopo il fatto che tu ti metta di fronte lo adegua a se stesso, bene, e usi quello che è più giusto per te e per il ragazzino. Bene, perfetto, è stato un po' lungo il video, però è stato, credo, abbastanza esaustivo. Allora, adesso. Bene, allora ringraziamo Nicoletta per questo video, che è stato Nicoletta molto esaustivo sulla postazione bifronte. Speriamo che la possiate utilizzare tutti quanti con la semplicità, la naturalezza che l'ha usato la collega, considerando i costi bassi, le potenzialità che offre e l'indotto didattico che crea nella classe. Sì. C'è altro da dire? No, che mi scuso per l'improvvisazione. No, ma va così fatto il video. Mi capiti qua così, senza neanche saperlo, facciamo. Ma il video, cioè questa è scuola normale, non è un video fatto da una teleoperatore. Allora, questa è speciale normalità. Speciale normalità di una scuola normale in Italia che ha cose da riciclare, non ha soldi da spendere, che ha magari progetti bocciati. E per fare questo progetto della qualità che si è potuto vedere non abbiamo speso una lira, abbiamo riciclato competenze e strumenti. Sì, abbiamo riconnesse, inanellate come le perle in una collana, ti piace bene, la metafora? Bene, buona visione. Adesso la devo spegnere.